per nome di Nita, Donati, Teramo, che è il curatore principale, ma anche lui che ha curato la fotografia nel 1985. Quindi, con un'intervista fatta da Francesco Riso, che poi lui vedrà. Io passo subito la parola a Don Antonio. Sarò brevissimo perché il tempo è breve. Io ringrazio gli organizzatori, che poteva essere diversamente, perché la parrocchia della Chiesa Matrice non solo ha l'impegno dell'unità, ma anche della memoria. Noi custodiamo la memoria con questa Chiesa Matrice, la storia cristiana e ecclesiastica della città. Don Ciccio Riso è una parte attiva di questa storia. Lui è stato ordinato sacerdote nel 40, mi pare, ed è uno dei primi del Novecento sacerdoti di questa parrocchia. E tutti noi lo abbiamo conosciuto per la sua generosità, ma anche per la sua ilarità. Era un uomo molto contento. Ecco, allora io credo che fare memoria di queste figure ci aiuta anche a capire la storia della nostra città, il passato e le persone che l'hanno amata questa città. Don Ciccio ha voluto bene a Gioia Tauro e si è impegnato per questa città con grande amore. Ha custodito la Chiesa dell'Immacolata per moltissimi anni ed era la sua casa, per cui ho accolto subito questa iniziativa e spero che ci siano altre, perché è un'altra figura che dobbiamo riscoprire, il Monsignor De Lorenzo, che è stato 50 anni parroco in questa parrocchia. È un'altra bella figura del nostro passato. Io ultimamente ho ritrovato il Chronicon, la storia della parrocchia. Volevo ripubblicarla, ma in questo momento economicamente la parrocchia non può affrontare questa spesa, ma appena possibile pubblicherò il suo libro, che è un libro che racconta tutta i 50 anni di Gioia Tauro di vita cristiana, ed è veramente interessante. E vediamo questo documentario, ringraziamo la persona che ce lo rende visibile e custodiamo la memoria. Se il futuro non poggia sul passato, anche il presente è incerto. Allora abbiamo bisogno di radici, il presente, ma attraverso il passato e il presente possiamo guardare al futuro, a un futuro bello, guardando alle persone che ci hanno voluto bene e che hanno voluto bene a questa città. Grazie. Abbiamo avuto Lorenzo Infantino, che è venuto come promotore, e
per convolare i giovani ad andare avanti, a guardare al futuro, che il presente è molto, ci vuole molto sacrificio nel presente. E poi abbiamo fatto, giocando con le stelle, con un laboratorio didattico per i ragazzi, dove i ragazzi, alcuni addirittura, si sono tanto entusiasmati che hanno partecipato alle gare di astronomia. E queste sono cose che mi inorgogliscono e mi fanno stare bene, perché è vero, noi adulti abbiamo bisogno di momenti di incontro come sono questi. Io ho trovato tanti amici, addirittura un'amica che non vedevo da 40 anni, però è anche vero che l'impegno di tutte le associazioni va focalizzato verso i giovani, lì dobbiamo costruire, lì dobbiamo convolare e dobbiamo fare rete tra le associazioni, perché facendo rete potremmo ottenere dei risultati migliori e senza cadere però nelle strumentalizzazioni, perché non è giusto cadere, dobbiamo essere semplicemente propositivi e non portare l'acqua al mulino di nessuno, cioè essere humus per tutti, in particolare per i giovani. Detto questo, io vi ringrazio appuntamente Don Antonio, logicamente, i saluti a tutta la famiglia Riso che qui vedo abbastanza, e un ringraziamento a voi che siete venuti e che avete accolto questo, no, questo invito comune, e passo la parola all'altro. Dunque, prima di agevolare il filmato, come si dice in questi casi, a me il compito, come diceva la professoressa, in qualità di, diciamo, il colpevole di questa operazione, di introdurlo. Cercherò di essere breve, anche se le cose che si dovrebbero dire sono tante. Per arrivare a una certa modalità e serenità, diciamo, alla messa delle 18, liberare così Don Antonio e i suoi impegni. Io naturalmente vi ringrazio per la partecipazione e naturalmente ringrazio la professoressa Miriam Costa per aver subito, presidente della delegazione della Lega Navale Italiana di Giulia Tauro, per aver subito sposato questa iniziativa, dandoci la possibilità di presentare questo filmato in questa bella sala accogliente, gentilmente concessaci dal parroco Don Antonio Scordo, che ringrazio anche a nome dell'Associazione 900 che ha, diciamo, prodotto, che ha promosso questo filmato. E naturalmente devo ringraziare colei che è stato il gancio di questa operazione, l'amica di Anziana Serlati, con la quale, insomma, non abbiamo perso tempo, siamo subito andati al solo perché questa serata potesse avere luogo. E un prete tutto fatto, penso, un prete sacrestano, un canale, un sacerdote, uno mai canto. Io, per dire la verità, non è che l'abbia conosciuto proprio a fondo. Io l'ho frequentato nelle volte in cui venivo a trovare a Gioia Tauro per farmi raccontare di questa triste vicenda del Zimano, di questo canoneggiamento sul paese del 6-7 settembre 1943, di cui lui era stato magnifico protagonista. E le volte in cui lui ogni anno tornava a Zimano per concelebrare, in occasione della commemorazione di lui, di quello che diceva, che lui chiamava i suoi morti, e poi vedremo anche perché chiamava i suoi morti. Bene, queste volte, queste frequentazioni mi sono bastate per farmi un'idea del suo carattere, del suo modo di essere, del suo essere uomo. E subito mi viene in mente la sua rude simpatia. Uno che non l'ama andare a dire, uno diretto, forse brusco a volte, e tante volte plateale, ma uno vero e sincero. E noi siamo qui stasera proprio per fare risaltare il suo essere uomo, proprio il suo carattere, e il suo istinto, di uno che di fronte alla paura, di fronte diciamo, al pericolo, di fronte alla difficoltà, di fronte alla morte, non scappa. Uno che resta, ma che anzi nel corso di questo canoneggiamento tedesco su Pezzino, del 6 e 7 settembre, e si dà un grande affare per soccorrere i feriti, per portarli dal medico, fino a coprire i resti dei poveri morti.
negoziati per 11 anni. Io naturalmente ce l'ho con lei, no? E a questo punto il mio riferimento non poteva essere che il professore Meletano, amico, prima di tutto, di Meletano, con il quale avevamo già realizzato qualche cosa su questa vicenda del secolo del 43. E lui stesso aveva realizzato un importante filmato, video, per le scuole medie. Volevo inquadrare un attimo il contesto, del filmato. Siamo nel 43, in piena seconda guerra mondiale, e siamo nella fase in cui praticamente le forze dell'asse hanno preso, diciamo, il controllo della situazione. E praticamente dopo lo sbarco in Sicilia, il 10 luglio, gli aliati sbarcano a Reggio Calabria il 3 settembre 1943. Cioè, a Reggio Calabria sbarcano due divisioni, una canadese e l'altra britannica. Canadese va verso la Spromonte, la Britannica viene verso di noi, verso i nostri paesi. Praticamente già dall'inizio dell'anno, nel 43, c'era una parte che riguardava pure il Gioiatauro, e gli aliati bombardano quasi quotidianamente le regioni d'Italia. Per questi bombardamenti c'è uno che riguarda proprio il Gioiatauro, il 20 febbraio 43. E praticamente gli scritti fai i britannici distruggono i viadotti che portano la stazione italiana. Questa è una carta di Gioiatauro degli anni 40. E praticamente per me dove siamo noi, questa è il luogo. Qua siamo, più o meno siamo noi, noi siamo qua. E praticamente scambia una segheria, la segheria Caratozzo, certamente lo saprei, per un deposito militare. I morti a Gioiatauro quel 20 febbraio saranno 45. Questa è una volta che sono nascendo dopo il bombardamento, e questi sono i 45 caduti. Praticamente la Calabria conosce la guerra nel 1943, direttamente. E noi la conosciamo attraverso questi bombardamenti che si ripeteranno fino al 1 settembre. Nella stessa giornata dei bombardamenti anche Cittanova, i morti a Cittanova saranno 105, ma poi sarà nella primavera 43 sarà bombardata Reggio Calabria, il 6 maggio bombardamento devastante, 150 morti, io voglio ricordare quello che è il 21 maggio, la strage del Cremodoro, moriranno 33 neonati, stiamo parlando di bombardamenti neonati, moriranno 33 neonati, 14 bali e 1 o 2 suoni, e la guerra che non risparmia nessuno, che si sta avvicinando. Praticamente gli alleati preparano lo sbarco in Sicilia. E primo settembre, quindi fino al primo settembre, siamo a 48 ore dallo sbarco. E viene bombardata Sinopoli, l'imperatore americano, le morti saranno 31. Come vedete, la Calabria è completamente devastata dai bombardamenti. Il 3 settembre, dicevo, gli alleati sbarcano sulle coste del Cile, due brigate inoltrate, che si erano lanciate contro le tornate bene, due brigate vengono scomparse. Praticamente la litorale in piena di interruzione, due brigate vengono imbarcate a Scilla e fatte spiaggiare proprio a Gioiatauro. A Scilla Gioiatauro, una la mattina del 5 e l'altra la mattina del 6. Dal 5 al 6 gli alleati sono nella gara. I tedeschi dalla Sicilia si sono spostati in Calabria, ma poi dopo lo sbarco a Reggio Calabria sono in ripiegamento verso nord. E in questa fase proprio, tra il 6 e il 7 settembre, devono superare, devono praticamente abbandonare la sacca della piana per non restare intrappolati. Perché gli aliati, come vi ho detto, sono già nella piana. E la linea che devono superare è questa rossa, è praticamente Nicotera, Laureana, Polistena, Mamma la Gioiosa. Nel pieno di questo scontro, che poi è la prima, primo scontro, il battesimo del fuoco nel continente tra i due eserciti, che verrà proprio a Gioiatauro, nella piana di Gioiatauro Norte, Bosco che lo sa, Pianori di Nicotera Montecorvo. E in questa fase, in questa fase, in questo fuoco di sbarramento da parte dei tedeschi, per praticamente coprire il ripiegamento dei loro soldati, che avviene questo scontro e questo fuoco di sbarramento. E parte di questo fuoco di sbarramento viene dirottato verso il Zipa. Per cui la soglia di autorità tecnica.
della chiesa matrice a collocare un lenzuolo bianco sul campanile che doveva segnalare agli alleati che i tedeschi non c'erano più, quindi erano inutile bombardati. E invece questo lenzuolo bianco, quindi collocato a favore di notte, a favore di loro, i tedeschi controllavano la situazione, provò l'effetto opposto. I tedeschi pensano che lì sono arrivati gli alleati e cominciano a bombardare. Il centro, le periferie, un po' da tutto. Ed ecco i 17 cose, ed eccoci a Doriso. Doriso non sta. Doriso si mette a girovagare per le vie del paese e sfidando letteralmente le schegge. Lui resta sul campo, resta a girovagare, in quel senso artistico di Doriso, perché deve trasportare i feriti dal medico. Deve, non solo questo, ma un altro pensiero Doriso, deve somministrare l'estremunzione. Ecco quello che è stato Doriso molto velocemente a Rezzigoli quel 6-7 settembre 1943. E ecco perché lui parla dei suoi morti, perché li ha tutelati fino alla fine, e anche oggi. Giovani che veramente scherzavano, parlavano, giocavano, i ragazzi che venivano qui in chiesa.
In che modo, prima di questo fatto, dico, mi aveva conosciuto e vissuto la guerra? No, la tragedia della conoscenza dei giornali, del quotidiano, come venivano riportate le notizie. Quando c'era qualche notizia, qualche morte, era logicamente il paese che andava al lutto delle famiglie. Quindi, quando abbiamo visto quella tragedia, allora non che si sia impregnato solamente contro i teutoni che distruggevano, ma abbiamo applaudito anche, e veramente quelli si chiamavano, o sono stati i liberatori, perché ci hanno portato alla serenità. Io mi trovavo vicino alla chiesetta nostra della Madonna del Rosario, quando improvviso un sibilo freddissimo, e non sapevamo cosa fosse, pensavamo che spara più o meno di qualche mila lontana. Invece, questi posti dove abitava il medico albanese, colonnello medico, era forse il riposo del tutto qua. Quindi la gente comincia a correre. Meno male che non ci sono stati qua danni né alle persone, solamente qualche altro pulito che è venuto qua. Grazie, grazie. Io non per la curiosità, ma per vedere se fossero delle vittime, sono stato. A pochi minuti ancora, nemmeno due minuti, l'altro ed è caduto per un altro posto. Ci vuole bene, ecco questo qua. E lei ha detto che intervallo di un minuto. Sì, la terza bomba. Ecco, è quella che per istante, cioè, pare che siano stati 5 morti in questo posto. C'era un gruppo di giovani. O erano uscito per curiosare, o per paura, o perché mi pare che un giorno che doveva partire come soldato, e stavo facendo la quando venne la bomba, con più sopra lui di questa militare, colpì un gradino, e le schede sono andate a fare la distruzione, e anche perché c'è stata qualche altra bomba, che è stata dirompente, terzo luogo, 5 persone vicino a noi, proprio adesso dove è questa città di là c'era un'altra bomba che è caduta e c'era la testa di una ragazza vicino al muro, proprio la città di Chiombo, mentre la ricordava la chiesa. L'altro resto era proprio la vita, l'altro resto era proprio il posto. Che avevo 15 anni. 15 anni, non so, era un ragazzo che io conoscevo bene, quella era una bomba che ha ammazzato le schegge. Quella ragazza di parola scarpa, che era venuta da noi, per me, era venuta qualche giorno prima dalla Francia, dove si trovava con la famiglia al lavoro, e per rifugiarsi in questo paese, pensando di essere più tranquilla, più serena, più sicura, se non che era affacciata pure alla mezza porta, che era lo stesso per una bomba alla corrente propria di questo effetto. Ho portato dal medico, ma non ho perso più questo tipo di ragazzi. Figlio di Rocchi e di Maria Scampatura, Francesco Riso e Renato Angelietano, il primo aprile 1948. Undicesimo di 12 figli, a 13 anni, nel ottobre del 1927, Francesco entra nel seminario vescovile di Milano e a 26 anni, il 16 giugno 1940, viene ordinato sacerdote dal vescovo Paolo Albert. Un anno dopo, nella primavera del 1941, lo deorda verso i Zicoli per la sua prima esperienza pastorale sul campo come vicario dell'arcivescovo catalano. Nel maggio del 1941, infatti, quando Don Riso, giovane prete di Frescanova, si sistema come padre spirituale presso la chiesa del Santissimo Rosario, una nota di colore arriva all'ambiente paesano di Zicolese. In particolare, per l'esuberante gioventù del luogo, Riso è un vero e proprio toccasana. Uno stuolo di giovanissimo che mette la chiesa, si forma una numerosa scuola cattolica. La vita nostra, padre della nostra chiesetta, si diceva il Rosario, siamo le preghiere, spesso
gruppo di giovani, pieni di entusiasmo, di allegria. C'è un bel coro, quasi 40 ragazze e ragazzi che formavano un bel coro, quasi a due o tre voci si mancavano loro cuore, perché questi conoscevamo, questi sapevamo, oltre è stata una buona scuola di educazione artistica e educazione anche di teatro, perché loro facevano qui delle rappresentazioni di teatro. Quindi se organizziamo, se adeguiamo insieme, tante volte ci riuniva, facevamo belle colazioni, belle passeggiate, se le richieste si parlava, quella cosa anche che dovevamo fare di economia, non si fanno. Il 31 marzo 1946 Francesco Riso diventa parroco della frazione di San Martino, dove viene punto di riferimento per tutta la popolazione. Sono in molti ancora a ricordare un omino di nero vestito spostarsi per il paese sotto una tavoletta e soffermarsi con i parrocchiani di una chiacchierata, un saluto o una giocata a carte. Lasciato San Martino, alla fine del settembre 1973, Francesco Riso ritorna nella sua città natale, Gioia Tauro, dove continua la missione del buon pastore nella piccola chiesa dell'Immacolata che si trova a restaurare. Il 6 settembre 1976, in occasione della cerimonia di benedizione della Stella Magnolia, eletta a memoria dei caduti del 6 settembre 1943, la cittadina di Rezziconi concede all'eroe Dottor Riso una medaglia d'oro al valor civile, come tributo per l'esemplare condotta tenuta dal religioso durante quella triste vicenda. Forse per un segno del destino, chissà, il 9 marzo del 2000, all'età di 86 anni, Don Riso si spegne proprio a Rezziconi, suo paese d'adozione, ospite della Fondazione Opera San Francesco d'Assisi. Sì, proprio nella cara indimenticabile Rezziconi, dove Don Francesco tornava spesso e dove, come lui stesso ripeteva, aveva vissuto gli anni più tristi, ma anche più belli della sua vita. A ricordo di questo prete campanario, tutto fare, sempre pronto e disponibile, nella sua gioia d'arco rimane una scultura in ferro intitolata L'umanità e la croce, realizzata nel 1988 dallo scultore gioiese Cosimo Allera e che oggi si trova collocata nella piazzetta antistante, la stazione ferroviaria dello scalo gioiese. Legatissimo alla sua numerosa famiglia, Don Ciccio Riso, come tutti confidenzialmente lo chiamano e come lo ricordano ancora, riposa nel cimitero di Gioia Tauro all'ombra di una grande scultura commemorativa. Tante tragedie, ma peggio ancora
che Dio allontani la possibilità di un'altra guerra. Don Francesco, vogliamo ricordare uno per uno queste vittime innocenti. Ricordo dunque questi giovani, questi uomini che sono stati vittime innocenti di quella tragedia del 6 settembre. Primo, almeno in ordine di alfabeto, Coppola Carmine, di anni 57, Forgione Petronilla, 15 anni, Coppola Teodoro, 14 anni, Coppola Santo, 9 anni, Costa Arturo, 15 anni, Papania Antonio, di 72 anni, Bob Emilia, 20 anni, Pappatico Elisabetta, 52 anni, Boba Maria Rosa, 13 anni, Boba Giuseppina, 4 anni, Sganga Carmela, 14 anni, Nava Domenico, 19 anni, Scarpò Domenico, 19 anni, Romeo Carmela, 8 anni, Carlino Vincenzo, anni 33, De Maria Giovanni, 52 anni. Come vede, sono quasi tutti di età minore, specialmente una bambina di 4 anni, poi 13-14 anni. Veramente è sconvolgente sapere questa tragedia. Speriamo che non ci sia mai più lutto. Lavoro condotto da
dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione d'Italia e dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. E sono state mappate 5.400 stragi che hanno provocato 23.000 vittime, tra queste i 17 morti di Rizzico. E l'inserimento è stato possibile grazie alla creazione di Rizzico di un comitato che si è formato a luogo, coordinato dalla professoressa Maria Valcuri,